siamo con mister, con un influenzato mister Scorrano, però penso contento per questi tre punti maturati, quella che è stata la vostra unica sconfitta del girone d'andata, è comunque in una situazione di estrema emergenza. Sì, è una situazione di estrema emergenza. Io penso che quello che abbiamo avuto questa settimana noi non l'ho mai visto da quando gioco a calcio, da quando sono nel calcio. E onestamente oggi siamo venuti ad affrontare una squadra importante con sei juniores in campo. Questa è la dimostrazione che la squadra nostra è una squadra di grande personalità, di grandi giocatori che dimostrano pure i ragazzini di saper competere con i titolari. E oggi gli avevo chiesto una prova di carattere alla squadra durante la settimana. Comunque noi avevamo preparato la partita sapendo che questi giocavano in questa maniera, con un 4-4-1, cercando sempre le seconde palle, perché questo è un campo piccolo che non si può giocare. Onestamente abbiamo deciso di attenderli, cercare di giocare pure noi come prendevamo palla sulle ripartenze. Onestamente è stata interpretata benissimo dai ragazzi, con uno spirito impressionante. Quindi sapevamo oggi non era una partita, era una partita solo dai tre punti. Per come onestamente eravamo combinati, sono contentissimo per questa grande vittoria che abbiamo fatto. Infatti nel primo tempo il Soriano vi ha messo in grossa difficoltà, ricordiamo anche la traversa piena che ha preso, quindi diciamo un Locri veramente fatto di cuore e di grinta, perché avete stretto i denti, avete fatto fronte alle avversità e siete riusciti, perché nel primo tempo, fin quando eravate 11 contro 11, questo Soriano vi ha fatto un po' tremare. No, ma è la verità, onestamente sapevamo che loro l'avevano preparata come se fosse una finale, però noi sappiamo che tutte le partite per noi sono delle finali, e chi gioca contro di noi gioca cerca di dare il massimo fino alla fine. Però onestamente, vi ho detto prima, noi siamo arrivati qua stamattina, mi sono venuti altri tre giocatori in meno, io non avevo la difesa, ho dovuto giocare con Bacilieri che è rientrato dall'influenza, e con Pino Ruggero che non doveva proprio venire, che l'ho chiamato all'ultimo minuto di portarsi il borsone, perché Pino Ruggero è stato ricoverato per appendicite, quindi non si è allenato per niente, si è allenato solamente ieri. E io onestamente, più di quello che io oggi hanno fatto i ragazzi, non posso dire niente. Io sono contentissimo perché hanno avuto uno spirito di attaccamento, uno spirito di abnegazione mostruosa. Questo è lo spirito che ci sta contraddistinguendo e dobbiamo cercare di mantenere questa mentalità, però con questa mentalità che hanno i ragazzi ci cacceremo belle soddisfazioni. Mister, a nome di Stadio Radio e di tutti diciamo i tifosi e telespettatori, le nostre condoglianze per la perdita che ha subito in poco tempo fa, quindi insomma sono cose che vanno oltre il calcio, ci conosciamo, quindi è un manifestare un sentimento di vicinanza. Grazie. Allora mister, veniamo a questa partita. 11, due partite possiamo dire, perché sì, fin quando eravate 11 contro 11 e ne parlavamo con Scorrano e anche lui era d'accordo, effettivamente questo Soriano ha fatto vedere i sorci verdi a Locri e avete anche rischiato di passare in vantaggio con quella bella azione che poi è finita nella sfortunata traversa di Valente. Poi è successo il fattaccio. Guarda, hai fatto un'analisi giusta, e fino a quel momento meritavamo noi, però guarda, che nemmeno voglia nessuno, ma sono rammaricato e deluso, ma non tanto per il risultato, per gli atteggiamenti che in settimana si è preparata la gara molto bene, proprio anche su questi punti di vista, dicendo non cadiamo in provocazione, lasciamo stare, è una squadra di gente di categoria e che cerca qualsiasi cosa, un alibi per cercarti di metterti in difficoltà, e noi non dobbiamo cadere in questa situazione che oggi si è verificata. Mi dispiace veramente di vero cuore, perché non è giusto vanificare i sacrifici di una settimana, di un mese che abbiamo lavorato in questo periodo natalizio, per una sciocchezza del genere compromettere una gara, perché per me questa gara oggi non che era fondamentale, però non penso, come visto i 25 minuti 30 che abbiamo giocato il primo tempo, che loro ci potessero impensierire più di tanto. Anzi, abbiamo visto che a un certo punto ha fatto un movimento, ha portato praticamente, ha spostato Macri da laterale Chiere, ha portato Chiarello e Catalano con punta centrale Angotti e Macri davanti ad Angotti, cioè dietro ad Angotti, lì praticamente ha fermato il gioco degli esterni dell'Ocri, di Guttà e di Tripodi, e allo stesso tempo si è reso pericoloso. Quindi lì la partita in un certo qual modo era cambiata, aveva trovato la misura per poter poi. Lei si riferisce sicuramente al fatto dell'espulsione di Piccolo. Sì, è vero. Quanto riguarda la domanda che mi hai fatto poc'anzi, non sapevamo
con quali elementi venissero a giocare qua, perché non sapevo se c'era Lombardo o chi per lui, e quindi i primi 10 minuti volevo vedere come si schieravano loro. Dopo ho visto come un pochettino come sono schierati, abbiamo preso le dovute misure e siamo andati alla grandissima, siamo andati bene, abbiamo giocato, abbiamo creato, abbiamo avuto quella palla della traversa, e abbiamo fermato i loro esterni che voglio dire non hanno fatto niente, però l'episodio che mi rammarica tanto è stato quella che compromette una gara e non va bene perché si fanno tanti sacrifici. Mi dispiace per il ragazzo, pure per Piccolo, perché è un uomo esperto, un uomo che è di categoria e in questi giochetti non ci può cadere.